come ringraziamento per i tuoi benefici. Custodiscici all'ombra delle tue ali e donaci la capacità di portare avanti ciò che questi tuoi figli hanno seminato in questa terra, l'amore per la tradizione, per i valori, per ciò che loro con passione ci hanno trasmesso e donato. Te lo chiediamo per tuo figlio, Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Potete scoprire la terra. Evviva! San Tommaso è uno dei tre quartieri che compongono la frazione di Santa Maria del Campo a Rapallo. I ruderi che si trovano in quest'area risalgono al 1200. Nel corso degli anni gli abitanti del quartiere hanno dato grande impulso alle celebrazioni in occasione delle feste patronali per Nostra Signora Assunta, in particolar modo tenendo viva la tradizione pirotecnica. Ricordo mio papà, della famiglia, mio papà era un massaro precedentemente, io ho proseguito. È stato è bellissimo perché ti fa stare insieme a tante persone, a tanti amici, a conoscere persone più anziane, a vivere insieme con gli anziani e conoscere le tradizioni e portarle avanti. E con un gruppo di amici divertirci nella tradizione e cercare di fare una bella festa per Santa Maria e quindi stare insieme e dividere l'esperienza di questa bella esperienza pirotecnica, religiosa e di amicizia. Io sono entrato qua nel 76, tutti questi i massari di una volta, i vecchi di una volta, che adesso non ci sono, ma quando ci sono più mi hanno insegnato questa tradizione, tipo io ho preso la passione e sono andato avanti. E poi essere maestro è quello che porta la sparata, che non si spegne, il bottone è un bastone con una boccia di ferro che scaldato viene rosso, per interruzione si accende tutto. Del resto la tradizione l'abbiamo sempre portata avanti fino al 2003, che poi va bene, non potevamo più fare questi fuochi. Una volta ho visto quelle bombe che si sparavano grosse, ormai non so come, ormai come posso dire, con le norme nuove di sicurezza, esatto, non si può più. Allora quest'anno abbiamo fatto un ricordo di tutti i nostri massari che non ci sono più, questo è, l'abbiamo portato avanti. E venendo qui, mi è venuto, come posso dire, di ritornare tutti i vecchi. Quindi si tratta di autentica passione? Autentica passione, sì, io l'ho trasmessa a me e tento di trasmetterla a mio figlio, a tutti i giovani. Speriamo di portare avanti. Le procedure sono sempre più dure, però noi ce la mettiamo tutta. Per ricordare tutti i massari defunti è stata intitolata loro una piazza, ponendo una targa in omaggio a chi ogni anno il 15 agosto celebra la solennità dell'Assunta. Mi è venuta questa idea, ne ho parlato un po' con gli amici che mi hanno detto sì, è una bella idea, portiamola avanti. Ho parlato anche con altre persone che qui non ci sono, avevano degli impegni che però sono favorevoli alla cosa, e abbiamo deciso così insieme di fare questo, di creare questo evento, come dicevo prima nel discorso di prima, per ritrovarci un po' qui, che era quello che ci mancava forse, visto che erano parecchi anni che San Tommaso era al silenzio, e abbiamo deciso di fare questo. Non sono sicuramente le feste che organizzavamo una volta, però adesso ci accontentiamo di questo, poi per il futuro vedremo. Questa iniziativa è stata fatta per ricordare tutti gli anziani del quartiere e il valore della tradizione che con la pirotecnica vuole rendere più solenni e vuole impreziosire le feste di Nostra Signora Assunta. Questo comitato ha fatto tanto negli anni precedenti e adesso è un comitato che ha dato comunque vita all'ulteriore prosecuzione della tradizione pirotecnica qua nell'Assunta. Per quest'anno abbiamo voluto fare anche questa commemorazione con la targa nel sito, e si vorrà anche adottare questo sito e valorizzarlo con l'amministrazione comunale come bene storico.
Dal 1885 la Madonna Assunta viene onorata con spettacoli pirotecnici. I discendenti dei primi massari, oggi confluiti nel Comitato Fuochi Santa Maria, hanno assunto l'incarico di portare avanti questa tradizione. Una tradizione importante che si è tramandata di generazione in generazione ed è arrivata sino ai giorni nostri. E rappresentano i sestieri per la festa di Nostra Signora di Montallegro, i quartieri qui a Santa Maria per la festa dell'Assunta, proprio la tradizione popolare delle nostre feste con le sue caratteristiche, con le sue peculiarità più belle. Quanto è importante trasmettere queste usanze ai giovani? Sono estremamente importante trasmettere questa tradizione con tutto quello che significa, i valori, i principi a cui fa riferimento, che sono principi di fede soprattutto e di attaccamento alla propria terra, di solidarietà, di condivisione, e quindi sono estremamente importanti. È un messaggio che va assolutamente consolidato, sostenuto, convintamente sostenuto. In questo l'amministrazione continua a fare la sua parte, l'amministrazione comunale di Rapallo sostiene in tutte le maniere le feste patronali con contributi, con supporti logistici per promuoverle appieno, perché crede fortemente nel loro significato, nella loro capacità di aggregazione, ma soprattutto nei valori e nei principi che queste sottendono. È stata una grande gioia questa, perché innanzitutto si dà una valorizzazione al lavoro che per anni è stato portato avanti dai massari con fatica, dedizione, sofferenza, e per avere poi 5 minuti di successo o di insuccesso a seconda di come va il tempo, di come vanno i risultati dei fuochi. Quindi è stata un'iniziativa molto importante di questo gruppo di massari, intestare i massari vivi e defunti il piazzale di questa antistante, i ruderi di San Tommaso, che danno il nome al nostro quartiere. A Rapallo vi è una suddivisione in sestieri e quartieri. Quanto è importante la collaborazione fra questi? Ma credo che sia fondamentale, perché gli obiettivi sono comuni. Credo che partano dalla religione, dal così celebrare quella che è soprattutto la Madonna di Montallegro, ma che poi si estendano anche ad aspetti sociali e così che trovino una comune denominazione tra queste associazioni, insomma.